regalami questo sorriso. Come lo vuoi, con i denti uniti o con... come vuoi. Come sorridi mai. Mamma mia, vabbè, ormai la mia barba ha preso tutto, anche la parte di sopra. Si vede il labbro fremere sotto la barba. Va bene, altra intervista quest'oggi, abbiamo avuto colpo di coda, altro colpo di coda, ci occupiamo di qualcosa che per l'estate serve tanto. Sì, uno che dorme. Ci dobbiamo dissetare, però quando dobbiamo dissetarci dobbiamo farlo nella maniera giusta. Proprio per questo motivo... lo facciamo bevendo un buon bubba. Oh. Che più che essere il nome di una persona, buongiorno bubba. Buongiorno bubba. Svegliati, buongiorno. Ho detto più che il nome di una persona mi sembra il nome di un aperitivo. Un bel cocktail. Voglio un bubba. Un bubba. Sono andata al bagno, ho fatto un bubba. Dai, va bene. Bubba? Sì, ci sono. Già svenuto? Sì, buongiorno. Allora, cosa facciamo? Scusa, bubba, tu stai dormendo? È piena notte, però faccio finta che ci sono. Vabbè, mamma mia. Vuoi esordire con un urlo, vai? Eh? Urla. Allora abbiamo capito che ci sei, ecco, sì, ci è svegliato, ok. Allora, abbiamo la possibilità di intervistare chi del lavoro di bar e dei cocktail ne vuole fare davvero anche una scuola. E proprio per questo Bubba è con noi quest'oggi. Bubba, spiegaci un po', insomma, la tua attività. Allora, praticamente siamo un'associazione attualmente riconosciuta dalla Freire Motion, che è un'accademia internazionale di bartender. Diciamo che questo il nostro futuro obiettivo, penso che per settembre-ottobre aprire un'accademia per aspiranti bartender barmaid. Consiste praticamente nella formazione di corsi professionali, aggiornamenti, formazione personale, drink list, insomma tutto ciò che riguarda il mondo del beverage dell'American Bar. Mamma mia. No, è bello vedere i baristi poi all'opera, perché te fanno dei cocktail. Guarda, in tre poi secondi. Quando sento beverage drink list mi viene voglia, guarda, consigliaci subito un cocktail per... Senti, la mattina. Per la mattina. Vai. Per la mattina è un buonissimo bull shot, brodo di manzo, vodka e tabasco, perfetto. Mamma mia. Ma com'è buono? Già sto brodo di manzo. Guarda, non ci mettere i funghi, perché ma altrimenti... Ma si beve o si utilizza in altra maniera? No, si beve, è endovina, possibilmente. Non lo so, okay. Poi tu direi, okay. Se uno lo vuole utilizzare in un'altra perfetto. Maniera, sì, può farlo. Guarda, vabbè. Perfetto. Allora, dicevamo del discorso di fare della professione del barman o della bar lady, come vi ho detto, sì. Ovviamente. Ce ne sono tante di bar lady qui, a Foggia. Di bar lady? No, sinceramente le sto formando io. In tutti i sensi? Sono più grandi, cioè sono più nonne quelle che ragazzi, sinceramente. Senti, ma in tutti i sensi le stai formando, nel senso che gli stai dando... In tutti i sensi. Insomma, sei uno che... Dai che ci dai, come dai si che dice? Ci dai. Sì, no, le cannucce ce l'ho. Comunque diciamo che anche senza cannuccia, il cocktail potrebbe essere bevuto. Però l'importante è che si seguono delle regole fondamentali. Ecco, quello che ti chiedo, Bubba, per poter sapere, ecco, che chi ci sta di fronte, insomma, ci ha fatto un bel cocktail, sì. Da che cosa possiamo accorgercene anche dall'aspetto estetico, ecco? No, praticamente viene fatta, prima di fare la costruzione del cocktail, viene fatta l'analisi del cliente, diciamo. Ah, madonna mia! Analisi tipo del sangue? Tipo si sai. Ma anche del sangue, o nel senso che tu lo guardi... Guardi Walter Code e dici no, questo è meglio latte. No, vabbè, se mi guarda vuol dire che mi dà cose, vabbè, nemmeno le lasciamo perdere. No, diciamo, davvero Bubba, per chi ci sta ascoltando, così che meno capisce anche meglio. Cioè, tu fai un'analisi di chi ti chiede il cocktail. Sì, diciamo tra virgolette, analisi consiste nel chiedere al cliente tre domande semplici. Vai. Posso? Vai. No, come no? Me l'ha preso per culo. Comunque, praticamente... consiste nel chiedere al cliente se ha stomaco vuoto o stomaco pieno, oppure se il cliente beve secco, beve dolce, e infine c'è la terza domanda che mi dimentico sempre. Se è il cliente intollerante a qualcosa. Ah, ho capito. Quindi, questo è importante. Quindi da questi tre aspetti... Alla quarta ti manda a quel paese. Esatto, sì. Alla quarta ce la mangia, però nessuno la tassa. Perché non siamo abituati. Pensa che nei paesi esteri la mangia è un'abitudine. Noi sì, altro sì, che mangiare. Sono stato in Canada a lavorare
e c'era l'obbligo, la mancia, il ricavo del guadagno del 20%. E che sei tornato a fare? Diciamo, scusa, diciamolo, Bubba. Te la sei cercata pure. Senti, ma se tu adesso volessi fare un'analisi su noi due, e volessi farci un bel cocktail, allora ti diciamo, personalizzato. Ok, facciamo una brevissima descrizione. Dai. Io allora ho occhiali tipici anni 70 a goccia, barba lunga e un mostro. Aspetta, no, guarda, è vestito tipo baseball basket. Che cosa potresti indicarmi? Tu sei tipo più da un attimo solo che aspetta, concentriamoci. Allora, no, signore e signori, aspetta, l'ultimo avolo. Alabama Slammer. Alabama Slammer. Alabama Slammer. 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 Allora, fatto come con? Con lo shaker, innanzitutto. Cioè, no, a parte sì. Viene fatto praticamente da basi alcoliche. Abbiamo la vodka bianca. Poi abbiamo whisky aromatizzato al miele, Southern Comfort. Poi abbiamo un triple sec, che sarebbe un contro, non per fare pubblicità, contro. Poi un succo d'arancia. Sì. Della granatina. E poi ci per contrastare il gusto ci andiamo a mettere, il fegato di gallina, come no, ci mettiamo qualcosa di più buono, insomma, dimmi. Si a chiudere amaretto di Sanone, che è il lato tra bicocca sì, e sì, no, mi piace, guarda. Lo quindi gustando? Guarda, aspetta, devo ancora prendere la cannuccia, non la lasciamo perdere. Allora, quindi Alabama Slammer. Invece Slammer. Invece per Antonella, che cosa mi consigli? Allora, capelli bianchi senza denti, vai, rughe vai, da morire. No, dai, vai, Antonella, iscriviti. Io sono una voce, cosa mi consigli? Ma no, non ho capito, sei una voce. Una voce? E io sono un batterista. Ah! Quindi, una voce? No. Prendiamo più sul raffinato. O andiamo sul classico Cosmopolitan. Oppure per fare qualcosa di più. A me piace il Martini, e t'avviso. Martini, allora devo andare su un Martini Apple. Martini Apple? Martini Apple. Con la mela? Con la mela? Sì, con la mela sbucciata possibilmente. No, cioè, preferisco un altro frutto, caro. Hai sbagliato. Non do, Antonella, lascia perdere che dopo la cannuccia potrebbe... Ok, come no, non va la cannuccia del martinetto, perché il bordo viene bagnato da come si chiama? Zucchero. Da cacao piccante, quindi è un po' particolare come cocktail. Cacao piccante? Guarda, Buba, davvero, adesso seriamente, perché gli ascoltatori ci stanno ascoltando ed è giusto che sia così. Cacao piccante, quindi vuol dire che in tutto quello che si fa, in questo caso la professione di barman, davvero si deve studiare tanto. Ci puoi raccontare, ma davvero in 30 secondi, cioè come mai tu hai così tanta esperienza? Cioè hai anche studiato per fare questo? Sì, poi io ho iniziato proprio dal livello più basso, ho iniziato da lavapiatti, da cameriere e poi mi sono trovato lì dal banco. Cioè, nel senso... Hai fatto anche altri tipi di esperienze pur di arrivare a questa? Sì, sono circa 10 anni che faccio questo lavoro qua. Ah, ok, perfetto. Quindi ecco perché poi arriviamo al dunque della nostra intervista vera e propria, l'Accademia Ufficiale. Cioè, da settembre dovrebbe partire, ma credo che sia sicuro, questa Accademia Ufficiale per corsi di formazione per barman e per barlady, giusto? Esatto. Ok. Rivolta a gente di qualsiasi età o preferisci, non so? No, fortunatamente... già con l'esperienza passata mi ha avuto la possibilità di avere con noi gente di tutti i colori, di tutte le razze, di tutte le età. Di tutte le zone? Di tutti i cocktail. Sì, di tutti i cocktail. Va bene. No, veramente, c'è stata una persona, il massimo che c'è stata di 72 anni. Ma addirittura? Vedi, allora possiamo andare anche noi. Ma guarda. Va bene, allora Bubba, per concludere, dove possiamo trovarti o come possiamo contattarti? Allora, poi mi potete contattare tramite i social network Facebook Bubba Splash? Sì. Posso pure prendere il mio telefono? Puoi dire quello che vuoi se come contatto. Se vuoi acchiappare anche donne, sì, vai. Allora, numero 3 328 3546 342. Va bene. Perfetto, per contattarti, per chi vuole intraprendere la professione di barman lo può fare in questo modo. Sì, altrimenti tutte le domeniche ci veniamo al Terzo Millennio, facciamo degustazione cocktail lì. Ah, perfetto, ecco, per chi è di Foggia, Terzo Millennio, per chi non è di Foggia potete trovare questo bar, insomma, anche con navigatore e quant'altro, e possiamo trovare Bubba Splash. Bubba, ti ringraziamo, dacci un saluto finale. Com'è? Dacci un saluto finale. Yeah, baby, yeah! Ah, ti veniamo Bubba a trovare! Grande ciao, Bubba! Grazie, ciao, sei bravissimo! Ciao, Bubba, la grande, ciao! Ciao, ciao!